Ciao ragazzi, oggi vi porto in cucina. Già, perché con l'aiuto di questo attrezzo, un frullatore, vorrei spiegarvi quanto è utile e importante assicurarsi al sedile quando si viaggia in macchina. Mettiamo questa pallina dentro il frullatore e iniziamo a scuoterlo. Guardate come la pallina salta qua e là. Vedete? Ora ho fissato la pallina con del nastro e scuotendo il frullatore la pallina resta ferma lì. E la macchina, in caso di urto, anche un piccolo urto, diventa un po' come un frullatore. E se quando gira noi non siamo assicurati ai sedili con la cintura di sicurezza o non siamo seduti sugli appositi seggiolini, beh, facciamo la fine della pallina nel frullatore. Ma in questo caso ci possiamo fare male, anche molto male. Ho visto che qualcuno, quando viaggia in macchina, sta seduto dietro in questo modo, oppure sta seduto davanti così, magari anche in braccio ad un adulto. Ma pensate se accendessimo il frullatore! Meglio di no, vero? I grandi lo sappiamo, devono usare la cintura di sicurezza, sia se sono seduti davanti, sia se sono seduti dietro. Ma per i bambini che hanno meno di 12 anni e sono alti meno di 1,50 m, c'è tutta una serie di seggiolini fatti apposta per loro, che si differenziano in base al loro peso e alla loro altezza. Quindi, per esempio, lui utilizzerà l'ovetto, lui utilizzerà un seggiolino e lei utilizzerà un rialzo con lo schienale. Provate a trovare il seggiolino fatto apposta per voi insieme ad un adulto, oppure chiedete pure. Quindi appena saliamo in macchina, mi raccomando, cintura di sicurezza o seggiolini ben allacciati. E ditelo anche a tutti quelli che viaggiano con voi. Bene, cotto e seduto e allacciato. Ciao!